L'uscita dal gruppo consiliare dalla Lega Nord di Domenico Chizzonitti ha acceso immediatamente gli animi degli ormai ex compagni di partito. È stato il referente provinciale del Carroccio, Tiziana Casi, ad annunciare che Chizzonitti era stato espulso dalla Lega per decisione presa dal direttivo nazionale. Beh, la conferenza stampa del consigliere comunale parla chiaro, ha fatto tanti discorsi, ma lui è entrato in consiglio comunale con i voti della Lega Nord. Sono passati 9 mesi e da quanto ha detto lui in 9 mesi è cambiato il mondo, non è cambiato niente. Dai ragionamenti che ha fatto lui è entrato grazie alla Lega Nord con un progetto in tasca, già sapeva dove voleva arrivare e non ha preso in giro soltanto il movimento ma anche gli aretini, quei pochi aretini insomma che comunque gli hanno dato la preferenza e che l'hanno votato. È un'appartenenza precedente al fronte nazionale? Sì. Nel senso le sue radici sono quelle, però comunque lui era entrato, c'era anche il giorno che è stato tesserato in Lega Nord, c'era anch'io ed era la festa di Cortona e comunque il suo impegno è stato lodevole. Poi da quando è entrato in Consiglio Comunale tutto è cambiato. Non sarebbe entrato con il Fronte Nazionale? Secondo voi? Ma le polemiche non sono arrivate solamente dalla Lega. Bene, ora possiamo dire, senza temere smentite, che la giunta Ghinelli è retta anche dai nazifascisti, si può leggere sulla bacheca di Alfio Nicotra. Per la prima volta nella storia di Arezzo, provincia ricordo decorata con medaglia d'oro al valore militare per la guerra di liberazione dal fascismo, scrive invece Francesco Romizzi, siederà in consiglio comunale un consigliere del partito nazifascista Fronte Nazionale, consigliere comunale che ovviamente appoggerà la giunta Ghinelli. Credo sia inutile e banale aggiungere altri commenti.